to that del serpente. Oh, alleluia! Da quel momento lui perde la gloria di Dio. Oh, alleluia! Comincia a vedersi come una persona nudo, che spiritualmente parla di un senso di essere peccato, un senso di essere non degno della gloria di Dio. Alleluia. Sua coscienza è diventata sporco. Cominciato a vedere se stesso come un peccatore. E sappiamo che nessun peccatore può stare davanti a Dio. Alleluia, suo peccato lo ha allontanato dalla gloria di Dio, dalla sua eredità nel paradiso di Dio. È stato cacciato fuori dalla presenza di Dio, alleluia, a un deserto dove ha ereditato i rovi e le spine invece delle frutti buoni del paradiso. Questo parla del malvagità che vediamo in questo mondo. Oh, alleluia. Amen. Lui è stato sottoposto sotto il maligno dal momento della disobbedienza. Alleluia. Dio aveva avvertito nel giorno in cui mangi del quel albero del bene e del male, tu morirai. Anche se Adamo si è andato a vivere per ancora quasi 1000 anni, da quel momento della disobbedienza muore. Muore, alleluia. Polvere sei e a polvere torno. Polvere sei e a polvere torno. Alleluia. È lo stato della morte. Alleluia. Adamo ha perso lo stato glorioso nell'immagine di Dio. Alleluia. Per l'immagine della terra. Alleluia. È cominciato a essere conosciuto secondo la carne. Alleluia. Egli è diventato un uomo vanitoso, con un mente fissato sulle cose della terra. Alleluia. Ricordi bene che quel serpente nel giardino rappresenta attualmente la mente carnale dell'uomo. Il diavolo opera tramite la mente carnale dell'uomo. Oh, alleluia. Ricordi Gesù quando disse a Pietro: vattene, Satana. Perché a quel momento Pietro ha parlato dalla mente carnale. Alleluia. Ha ragionato in quel momento con una mente carnale. Una mente carnale non conosce le cose che appartiene a Dio, ma le cose che appartiene a uomo. È questo mondo naturale. La mente carnale non può vedere Dio, non conoscere il mondo invisibile di Dio. Oh, alleluia! Allora Adamo muore dal momento in cui ha mangiato da quel albero. Muore perdendo la sua gloria. Ricordi quando Dio crea l'uomo in Genesi capitolo 1? Alleluia. Genesi capitolo 1, versetto 26. Cerchiamo di capire come Dio ci ha creato. Come Dio in realtà ha creato l'uomo. Perché il nostro Dio è luce. Il nostro Dio è amore. Il nostro Dio non è un Dio che sbaglia. Quando crea l'uomo, ha creato l'uomo perfetto. Quando creò l'uomo, ha creato l'uomo
dandogli tutti ciò che aveva, il dominio e la sua gloria. Leggiamo in Genesi capitolo 1, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e la nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiami e tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio benedisse loro. Siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiatela. E dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Ha visto quando Dio ha creato l'uomo, li ha creato dandogli autorità, dominio. Alleluia. Anche la possibilità di essere fruttoso in ogni cosa. Oh, alleluia. Pace, gioia, felicità. Successo in ogni cosa. Oh, alleluia. E così Dio ha creato l'uomo. E questa è la gloria in cui Adamo camminò quando era nella gloria. Però perde la gloria dal momento della sua disobbedienza. E muore. Alleluia, muore. Quando muore, perde tutta la benedizione di Dio. E comincia a vivere sotto le ira di Dio. Oggi il mondo che vediamo è sotto la ira di Dio. Il mondo oggi spiritualmente sono discendenza di Adamo. Abbiamo tutti ereditato lo stato malvagio di Adamo. Lo stato della morte di Adamo. Alleluia. Per cui c'è la sofferenza, c'è il gemito, c'è angoscia. Alleluia. C'è la sofferenza in questo mondo. Perché gli uomini sono sotto il potere del maligno. Oh, alleluia. Però Gesù è stato rivelato dal cielo per abolire la morte. È stato rivelato dal cielo per annullare la morte, per distruggere le opere del diavolo e di portare alla nostra conoscenza la verità. Sia importante di capire questa cosa. La verità è ciò che ci libera dalla morte, da ogni cosa che ci ha legato alla morte. Oh, alleluia. So Lazzaro rappresenta il mondo oggi. Rappresenta io e te. Chi sono gli eletti? Alleluia. Gesù è venuto per noi. Alleluia. Perché come amava Lazzaro, alleluia, come pianse per Lazzaro, come amava Lazzaro, Gesù ama anche io e te. E il suo desiderio è di farci uscire, uscire dalla sofferenza in cui ci troviamo in questo mondo. Alleluia. Amen. Oggi il mondo dorme. Dormi profondamente nel loro letto. Infatti